Ok, di solito non mi va di fare dei video così alla rapida per parlare di qualcosa. Ma stavolta non lo so seriamente. Stamattina stavo dando un'occhiata ad alcuni gruppi in cui sto. Infatti, mo non mi ricordo manco se è grazie a Remove Game Collectors che ho trovato questo fatto, perché non lo so, non mi risulta sul bot il motivo per cui sto facendo questo video e arriveremo abbastanza presto. Ma vedendo l'annuncio che ha fatto lo sviluppatore, qualcosa è scattato. Allora, vado a vedere, dico, vabbè, che cavolo di annuncio è? Vinci una di 5 carte Steam da 20 dollari. Se un giocatore vinse più giochi. E a quanto pare aveva una competizione che a quanto pare non ho. Che a quanto pare non ho trovato negli altri annunci, come potete vedere. Qui dice chiaramente che se 5 persone posteranno video completi del suo gioco, un gioco di 2 euro fatto con RPG Maker MV, e poi vi spiego perché ho detto MV. Darò altri 5 alle prossime. Cioè, poi le regole. Cioè, devi giocare il gioco dall'inizio alla fine in 5 giorni. Devono essere caricati su YouTube. Capitano ovvio. Devi inserire, mettere il link al video o alla playlist nei commenti, che a quanto pare da solo questo Kitty Skies, che sembra interessata, e deve essere in formato Let's Play, non guida. Quindi, però sta un problema, anzi due. La prima di tutte è che questa roba del contest è molto probabilmente un bait, perché prima di tutto andiamo a vedere su Steam Database e Steam Spy. Meglio su Steam Spy, perché si può dare una mano, un'ulteriore mano a tutto questo. Non si stanno dati degli ultimi 5 giorni riguardo i proprietari. Infatti molto probabilmente non è avvenuto nulla. E se andiamo a vedere quanti giocatori giocavano, e attenzione, questo potrebbe non essere valido, e tra 1 e 3, mentre se avete visto prima, ovviamente qua dice 2 su 5, ma in ogni singolo caso, in ogni singolo gioco, ho sempre notato che prima del rilascio era sempre 1 2 1 3, quindi probabilmente Steam Spy ha già escluso quest'ultimi. Ovviamente non si può dire che fa molte views su YouTube alla fine dei conti, 15 views giusti ieri. E l'unica recensione, qua non appare per qualche motivo, è negativa. Non l'ho ancora tradotta, a dire la verità, stavo aspettando proprio di fare il video per tradurlo. C'è quello che penso riguardo alla censura. Ok, labirinti. Beh, grazie. Vai a comprare un gioco che si chiama Re dei Labirinti e non ti aspetti i labirinti. Wow. Un'altra cosa è che il gioco ha un problema ancora più serio rispetto a semplicemente vendite e altre cose. Lo sviluppatore ha pubblicato una cavolo di pazzo. Non censurare tutto. Se qualcuno di voi non se lo ricorda, gli sviluppatori non possono più farlo. Ci sono stati casi in cui lo sviluppatore non è sta ha avuto il thread cancellato da un moderatore di Steam. Infatti, mo devono essere gli utenti a postare
la Paz, non lo sviluppatore. Non lo sviluppatore. Un report è stato già fatto a Valve e ovviamente anche alle sentinelle dello store. E sapete una cosa? Io dico, andiamo a vedere sta cagata di che tipo di gioco è, perché io già sospetto che sarà è tutto base di RPG Maker. Non ha nulla di originale. Tutta roba riutilizzata da quando ha scaricato il gioco. E giusto per dimostrarvelo, io potrei anche dimostrarlo, perché ho quella versione di RPG Maker. Sfortunatamente non con tutti i DLC, e questo può essere un problema nel caso ad esempio usa, non lo so, i mostri di Biki o alcuni di questi DLC, cioè hanno così tanti DLC sia per RPG Maker MV e anche VX che non sto mentendo, fa rabbrividire pensare che probabilmente lo sviluppatore potrebbe aver utilizzato principalmente tutta roba già presente nel motore grafico. Mi fa rabbrividire. Beh, considerato questo anche come una sorta di annuncio che sospendo un po' con Vuvit e pensiamo a questo. Sei a Cement. E solo l'1% ha avuto tutto. Anzi, questo molto probabilmente non fa capire meglio la situazione. Non fa capire meglio la situazione. Infatti, quante recensioni stanno? Una soltanto. E due curatori che ovviamente vengono da alcuni che sono un po' strani. Cioè ad esempio questo che è il solito gruppo che davvero mi sta a rompere le scatole, gruppi come questi. Cement con lettere da Fry. Chi cacchio va a comprare un gioco per gli Cement? E di questo ne parleremo nella diretta di giovedì. 4 ore di diretta, dalle 17 o 16 e mezza, dipenderà un po' da come mi organizzo io. E ne parleremo pesantemente. E con questo è tutto. Io mo compro il gioco, lo scarico. Facciamo anche un'altra sorta di video analisi su tutta questa situazione. Prima di andare dentro il gioco, oppure vado prima dentro il gioco e poi vediamo un po' se in 4 giorni, cioè entro giovedì, quindi entro la diretta di giovedì, riesco a finire sto gioco e quindi fare anche una recensione. E che finché non ottiene 10 recensioni non avrà né il bollino rosso, né il bollino verde, né il bollino giallo per le recensioni. Quindi non lo so. Considerate questo video anche una sorta di sfuriata che ho ultimamente a vedere Steam. Ok?